Sarà una mostra con un percorso espositivo costituito da 48 vetrine di altrettanti negozi del centro storico. Prospettive eccentriche, rassegna itinerante da arte, musica e spettacolo, giunta alla 12ª edizione, in programma a Treviso dall'8 al 22 giugno, sarà l'occasione per conoscere il valore e la vena creativa di 53 artisti trevigiani che esporranno le proprie opere all'interno dei negozi che attraverso l'ASCOM hanno aderito all'evento promosso da Progetto Giovani dell'amministrazione comunale trevigiana. Ad esporre i propri lavori saranno infatti giovani creativi che avranno l'occasione per far conoscere al pubblico il proprio linguaggio espressivo attraverso la pittura, la scultura, la fotografia, il design. Prospettive eccentriche sarà strutturata in due sezioni complementari e distinte, una collettiva d'arte che vede coinvolti 10 istituti scolastici trevigiani, oltre che l'istituto penale minorile, e un ciclo di eventi collaterali che includeranno spazi musicali e reading di fiabe e di poesie. Obiettivo della manifestazione si conferma essere quello di portare le opere dei ragazzi fuori dalle mura scolastiche in cui sono state concepite e realizzate. Attraverso una formula rinnovata rispetto alle passate edizioni, che supera l'idea della sede museale quale unico luogo espositivo possibile e utilizza il centro storico di Treviso come galleria d'arte a cielo aperto, dove le strade diventano corridoi e le vetrine dei negozi pareti espositive. Che la gente passando si soffermi e veda l'opera, cioè non costringere le persone ad andare su uno spazio museale, ma bensì far sì che una persona nel percorso che ha e veda le opere e si soffermi a vederle. L'obiettivo quest'anno è proprio quello di dare la possibilità ai ragazzi di trovare uno spazio all'interno della città, quindi essere loro i primi protagonisti di una rivitalizzazione del centro storico, a fronte di motivi per cui adesso sembra la città meno viva. Noi vogliamo che siano i ragazzi stessi a offrire la loro creatività per rendere vive le piazze.